Un attacco di panico è un episodio di paura e terrore intenso scatenato da sensazioni fisiche quali palpitazioni, sudorazione, vertigini, mancanza d'aria, accompagnate dalla paura di morire, di perdere il controllo e impazzire, dalla paura di svenire o stare avendo un infarto, senza che vi sia un pericolo reale o una causa apparente. Chi soffre di questo disturbo sa che il panico può essere improvviso o atteso, più o meno frequente, ma anche che il timore di farne ancora esperienza modifica lo stile di vita e conduce all'evitamento di molte situazioni. Nella maggior parte delle persone, le cause degli attacchi di panico si possono rintracciare in lunghi periodi di esposizione allo stress, come separazioni, lutti, malattie, importanti cambiamenti nelle proprie abitudini di vita. In conseguenza ad una familiarità con il disturbo o a un evento traumatico, ad altre problematiche di natura psicologica, ma anche a fattori genetici e biologici. Tra questi, quelli di cui parlo più spesso con i miei pazienti sono le patologie della tiroide. Come sappiamo, questa ghiandola svolge un ruolo fondamentale per la nostra salute e produce gli ormoni tiroidei, coinvolti nella regolazione del metabolismo e di alcune funzioni corporee. Alterazioni della tiroide incidono sulla velocità di secrezione di questi ormoni e se ne vengono prodotti di più di quelli di cui il corpo ha bisogno, si parla di ipertiroidismo, mentre se ne vengono prodotti meno di ipotiroidismo. Sebbene tali disfunzioni non siano così comuni, sembra che l'ipertiroidismo in particolare possa essere collegato a stati d'ansia e attacchi di panico, che possono manifestarsi come conseguenza di questo problema o esserne il segnale. Detto ciò, è necessario tenere a mente che gli attacchi di panico non sono sempre dovuti a ipertiroidismo e per quanto sia molto difficile accettare di soffrirne, è importante non cadere nella trappola dell'autodiagnosi senza essersi prima sottoposti a visite mediche specialistiche. Per concludere, è bene non commettere l'errore di pensare che se si soffre di ipertiroidismo, automaticamente insorgeranno gli attacchi di panico. Allo stesso modo, se si soffre di ansia e panico, non significa che si abbia necessariamente una patologia della tiroide. Indipendentemente dall'origine del panico e dall'origine delle sensazioni fisiche, è possibile imparare a gestire la risposta di ansia condizionata. La terapia raccomandata per il trattamento di questi disturbi è quella cognitivo-comportamentale, attraverso la quale si impara che i sintomi del panico non sono pericolosi. E si apprendono strumenti e strategie utili a gestire l'ansia.